nostre proposte del giorno le trovi su questo menu. Qui in alto trovi i piatti freddi, le insalate. Non sono delle insalatine che non ti sfamano, anzi. Noi siamo famosi in tutto il quartiere perché facciamo delle insalate ricche. Insalata di orzo anche. È importante per noi fare dei piatti che possano riempire lo stomaco dei nostri clienti in modo adeguato per un'alimentazione sana e ricca. In questo caso usiamo i cereali perché danno quella parte di carboidrati che manca un'insalata. Come puoi vedere, abbiamo la rucola con i pomodorini. C'è un hummus di ceci accanto, aromatizzato allo zenzero e colorato di rosso con la rapa rossa. Dà un sapore squisito. Trovi solo da noi queste cose. Alla base mettiamo un cereale, oggi il couscous è speziato con l'origano. Un altro piatto invece, il bulgur, è con un pesto di trapanese, molto molto buono. Usiamo soltanto prodotti vegetali, quindi è un po' diverso magari dalla trapanese classica. Qui sopra abbiamo messo un pochino di valeriana, ci sono delle carotine julienne, c'è della verza cotta a vapore e macerata con un pochino di aceto di mele. La terza insalata è molto speciale. Abbiamo messo una cremina di rucola, menta e mela verde mischiata a un pochino di limone e zenzero per aromatizzare, insaporire un po' di più. È veramente squisita. Queste sono le nostre proposte. Piatti freddi per le giornate più calde. Se sei venuto qui per mangiare qualcosa di fresco, queste insalate sono perfette, ma se preferisci scaldarti un po', posso servirti due tipi di vellutate. Vedi, la differenza tra le due è che in una trovi anche i legumi. Oggi l'abbiamo cucinata con la bieta, gli spinaci, le patate, usare il latte, ma noi il latte non lo usiamo.
differenza tra le due fondamentalmente sono i legumi. A molte persone non piacciono.
pochino di zenzero, magari un'arancia, l'arancia è squisita, sta bene ovunque, e poi si lega bene alle carote, alla mela e allo zenzero. Quindi questa potrebbe essere una buona base. Io aggiungerei, per cambiare un pochino oggi, qualcos'altro, qualcosa di particolare. Non so, una rapa rossa che dà un colore splendido, acceso. Possiamo mettere un pochino di finocchio. Il finocchio ha delle ottime proprietà, servono a sgonfiare la pancia, servono anche per la digestione. Quindi la facciamo così oggi, la assaggiamo così. Ottimo. Allora, mentre scegli il piatto, io faccio questa centrifuga e ti consiglio anche di avvicinarti a questo banco che trovi qui. Ci sono diversi condimenti. Ci sono quelli classici, l'olio, il sale, il pepe, la curcuma. Un pochino più avanti trovi le nostre salse, quelle che facciamo noi, con frutta e verdura fresca. Ce ne sono di due tipi. Una contiene soltanto verdure, l'altra invece contiene anche un pochino di yogurt, magari per gli amanti dello yogurt questa potrebbe essere perfetta. Un passo più in là trovi qualcosa di molto particolare, qualcosa che non trovi da nessun'altra parte. Vedi, i piatti che noi proponiamo sono privi di grassi fondamentalmente, quindi per un buon apporto di grassi essenziali mettiamo a disposizione
suoi benefici sul